Sì, sì. Ci sono molte storie che ci ricordano questa importante festa, Natale. Anche sfogliando questo libro ne ho trovate tante. Ah, ecco, questa ve la voglio raccontare. È una bellissima storia natalizia accaduta in una piccolissima cittadina di un lontano paese del nord. Protagonisti della storia sono i bambini di un orfanotrofio e un pino. Gli orfanelli erano stati affidati a una donna cattivissima e disonesta chiamata signora Mavelda. Pensate che ogni giorno obbligava i più piccoli a fare le pulizie dei locali. Beh. I bambini non avevano né giocattoli, né vestiti nuovi, niente. Ma avevano un amico, il pino, che loro chiamavano signora Buona Speranza. Sì, perché credevano che fosse magico e che in qualche modo avrebbe procurato loro una mamma e un papà che li avrebbe portati lontano dalla insopportabile direttrice. La signora Mavelda era una persona molto astuta. Non si prendeva cura dei bambini, ma faceva pensare agli altri che lo facesse. Per esempio, aveva dei bei vestitini, alcune paia di pantaloni, maglioni e giubbotti che metteva ai piccoli in occasione della visita del sindaco, il quale aveva così l'impressione che gli orfanelli venissero trattati con amore. Ma quando il sindaco se ne andava lasciando i soldi donati dai cittadini, la direttrice toglieva quei vestiti ai bambini e li riponeva in attesa di usarli per la successiva visita del sindaco. Poveri bambini, vittime di un bieco egoismo. La direttrice usava tutti i soldi delle donazioni in maniera irresponsabile. Giocava d'azzardo per intere notti, ridendo, bevendo e giocando a carte. «Ecco le donazioni per gli orfani!» diceva divertita ai suoi amici ogni volta che puntava forte. Spesso, per un motivo o per l'altro, i bambini andavano a letto senza cenare. Accadeva anche quando venivano sorpresi a giocare con un cane randagio che loro chiamavano Liquirizia. Povero Liquirizia, era un cane simpatico, ma anche lui era tanto trascurato. Bene, ora possiamo iniziare la nostra storia. Un giorno una coppia con due bambini arrivò in città in cerca di una casa e di un lavoro. Tutti consigliarono loro di rivolgersi al sindaco, il quale infatti promise all'uomo un lavoro al mulino, ma ad una condizione. Per un po' di tempo avrebbe dovuto vivere da solo in una pensione, mentre la moglie e i bambini sarebbero stati ospitati nell'orfanotrofio, dove la donna avrebbe potuto lavorare come assistente della signora Mavelda. Ah, siete voi. Ci manda il sindaco. Lo so, lo so. Ho appena ricevuto la sua telefonata. Purtroppo io devo andare. Abbi cura di te e dei nostri bambini, Julie. Tornerò per la vigilia di Natale. Parti tranquillo, Ray. Noi ce la caveremo, vedrai. Mi raccomando, abbi cura di te. A presto, ragazzi. State buoni. Possiamo andare adesso? Questa è la tua stanza. Non ti posso offrire di meglio. La ringrazio, andrà benissimo. Se potessi mettere quei vecchi materassi sul pavimento per i bambini, sarebbe stupendo. Un momento. Non penserai che ai tuoi figli venga riservato trattamento particolare. Vivranno con gli altri bambini e osserveranno le stesse regole. È chiaro? Mi scusi. Poi venite con me. Vi porterò dagli altri marmocchi. In quanto a te, Julie, dovrai alzarti alle 7, preparare la colazione, far mangiare i bambini, pulire e preparare la cena per le 18, perché loro vanno a letto alle 19:30. Ricordatelo, ragazza. Dopo le 19:30 non voglio vedere nessuno di loro in giro. Tu ti fermerai con i tuoi figli solo dopo aver finito di lavorare. E soltanto per mezz'ora, non di più. I bambini devono dormire. Farò tutto quello che lei mi dirà. Non si preoccupi, signora Mavelda. Questa sarà la vostra camera. Voglio che i vostri piedi siano sempre puliti per non sporcare le lenzuola. Niente abiti sul pavimento, niente risse. Non voglio sentire nessuno piangere, ma soprattutto niente lamentele. Vi è tutto chiaro? Attenti. Non vi illudete che non vi pulisca come gli altri solo perché vostra madre vive con noi. Ne rimarreste molto delusi. Sarete trattati come tutti gli altri. Non dimenticatelo. Di questi due ne potevo fare a meno.
volete giocare con il mio sacchiotto, eh? No, lascia stare, Lily. Trattano con molta dolcezza. Manca una zampa e la mamma ha detto che Babbo Natale gliene farà crescere una nuova. Ma dopo tocca a me. Ah, siete qui, bambini. Mammina, vieni, ti faccio conoscere la signora Buona Speranza. E dove sarebbe? Io non riesco a vederla. È lì davanti a te, mammina. Dove? Perché ridete? Mi prendete in giro, eh? La signora Buona Speranza è un albero, eccolo lì. È lei che ci fa compagnia. Quando io ho paura, penso ai suoi rami come delle braccia che mi stringono e mi proteggono. Mi sento tanto bene. Io vorrei imparare a leggere, perché ho trovato un vecchio libro dove ci sono tante belle storie. Sarei felice di raccontarle anche alla signora Buona Speranza. Così ci porterà una mammina e un papà, ci terremo Liquirizia e tutti insieme faremo una famiglia felice. Liquirizia? Chi è Liquirizia? Oh, un cane. Non sapevo che aveste un cane. Non dirlo così forte, mamma. La signora Mavelda non vuole che lo facciamo entrare. Oh, ma se non vuole che entri, allora mi dispiace, non deve restare qui. Purtroppo dobbiamo mandarlo via. Hai sentito? Lo sapevo che non avremmo mai dovuto farlo vedere a tua madre. Ormai lo sappiamo, i grandi sono tutti uguali. Non vogliono bene a nessuno, tantomeno agli animali. Povero Liquirizia, dovrei andartene. Ma fuori fa troppo freddo, potrebbe ammalarsi. Va bene. Liquirizia può restare. Io farò finta di non averti visto, però non possiamo lasciarti così sporco. Io e i ragazzi ti faremo un bel bagnetto. Ecco fatto, ragazzi. Ora non è più un cane randagio. Ora i prendicani non ti darà più fastidio. Facciamo qualcosa anche per la signora Buona Speranza. Forse mi è venuta un'idea. Faremo in modo di farla partecipare ai nostri giochi. Aiutatemi a portare quel legname sotto l'albero. Ti sto aspettando! Arrivo! Ma che cosa hai fatto? Io ho cercato... Lascia che ti dica una cosa, ragazza mia. Tu non hai tempo per quelle stupidaggini. Sei qui soprattutto per lavorare, non dimenticarlo. Ma io l'ho già finito tutto il mio lavoro. E quello l'ho fatto nel tempo libero. Hai finito di lavorare? Sì. Anche di stirare? Sì. Hai fatto tutte le pulizie? Sì, ho pulito tutta la casa, le finestre e ho dato la cera al pavimento. Va bene, ora vai. I giorni passavano e i bambini, mamma Giulia e Liquirizia, erano sempre più felici di stare insieme. Anche la signora Buona Speranza poté ascoltare le storie così come desiderava la piccola Sara. E questo spuntino invece lo daremo a Liquirizia. E ora giochiamo. Giulia aveva imparato quanto quell'albero fosse importante per i bambini e loro non erano mai stati così felici. Ormai la mamma di Lily e Poppy era diventata anche la mamma di tutti gli altri. La amavano e la rispettavano. La signora Mavelda seguitava a ricevere donazioni dal sindaco, il quale non sospettava neanche lontanamente che fine facesse il denaro donato all'orfanotrofio. Grazie, signor sindaco. Io e i bambini le siamo grati per quello che fa per noi. La signora Mavelda, come al solito, usava quei soldi per soddisfare i suoi piaceri personali. Voglio la rivincita, ragazzi. Ho i soldi. Ma la nostra storia non finisce qui. Il tempo passava rapidamente. Venne l'autunno, poi l'inverno e quindi le feste natalizie. Signora Mavelda, le do una bellissima notizia. Quest'anno ho raccolto più soldi per il Natale degli orfanelli. Qui c'è il denaro sufficiente per comprare vestitini nuovi per tutti.
E con quello che avanza ci compreremo tanti bei regali. Non le sembra magnifico, signora? Ecco le due borse con i soldi. Le consegno a lei. Sono proprio felice che quei poverini non debbano trascorrere un altro inverno vestiti con quegli stracci. Ma vorrei parlare anche con Julie. Oh, chiedevo giusto di lei. Ho portato le donazioni. Immagino che anche lei sia d'accordo che servono dei vestitini nuovi per i nostri cari bambini. E so che le si sono affezionati molto. Per questo credo che lei sia la persona più giusta a cui affidare questo compito. Le dispiacerebbe aiutare la signora Mavelda a scegliere qualche bel vestitino per i bambini? Ah, sono convinto che lei potrà accontentarli meglio di chiunque altro. Oh, non mi tenga sulle spine, signora. Che cosa mi risponde? Sarò onorata di fare quello che lei mi chiede. Benissimo. Ora devo andare, ho un impegno. Buona giornata, signore. La ringrazio ancora, signor sindaco. Lei è sempre molto generosa. Oh, faccio del mio meglio. Vado subito a dare la bella notizia ai bambini. Frank, Mavelda, ti senti fortunato oggi? Bene, tesoro. Questa sera voglio giocare forte. Vi aspetto alle 8. E non dimenticare lo spumante. A più tardi, allora. E presto avrete tutti dei vestiti nuovi. Ma ricordate, dovete ringraziare il sindaco per tutto questo. Ah, forse se avanzassero un po' più di soldi, potrei convincere la signora a comprare del velluto rosso. Così io potrei farci delle grandi calze da appendere al camino. Voi del velluto rosso per fare calze? Cosa significa? Le calze rosse si appendono al camino la sera del 24 di dicembre e Babbo Natale le riempie di regali. Non le conoscete? Chi di voi sa qualcosa sulla festa di Natale? Io so cos'è. Noi no! Sì, tu già lo conosci, Poppy, il Natale. Oh, bambini, lasciate che vi racconti qualcosa. Le feste natalizie sono i giorni più belli dell'anno. È il momento in cui la gente si riunisce. Gli amici incontrano altri amici. I bambini stanno con i genitori e i nonni. È una grande festa e tutti escono a comprare l'albero di Natale. L'albero di Natale? E come è fatto? È un albero come la signora Buona Speranza. Come quello? Sì, come quello. Ma deve essere molto più piccolo perché altrimenti non entra in casa. Forse non l'avete mai visto un albero di Natale. Vi spellerò come dei polli, ragazzi. Sento che stasera avrò fortuna. Babbo Natale è il nonno di tutti i bambini. Ma attenti, non porta i regali a tutti. Solo a quelli buoni e lui lo sa quali sono. Ma lui non va mai a dormire. No, corre da una casa all'altra. Lui non ha tempo per dormire. Deve esaudire i nostri desideri. È vero quello che ha detto. Infatti, la sera prima di Natale, ogni bambino andando a letto deve esprimere un desiderio. Davvero? La signora Mavelda non ce l'aveva detto. Però è così. Soltanto dovete esprimere un desiderio piccolino perché Babbo Natale deve portare tanti giocattoli ai bambini che vivono in tutto il mondo. Io quest'anno sono stata una bambina buona. Sono sicura che Babbo Natale mi porterà i giocattolini che io desidero. Non sognare troppo. Dovrai accontentarti di quello che ti porta. Hai perso, Mavelda. No! Va bene, io vorrei che il mio orsacchiotto avesse anche l'altra zampetta. Ma Babbo Natale non può fare queste cose. Perché no? Lui può fare tutto. Sono tanto triste perché il mio orsacchiotto non ha una zampa. Ma presto sarò felice perché Babbo Natale lo aiuterà. Come fai a desiderare una cosa del genere? Io voglio una bella bicicletta. Io voglio una bambola nuovissima, tutta per me. Aspettate un momento, bambini. Tutti questi vostri desideri dovete metterli per iscritto, altrimenti come può Babbo Natale ricordare quale giocattolo lasciare ad ognuno di voi? Ascoltate, li scriveremo su dei foglietti. E li lasceremo sotto il camino in modo che Babbo Natale possa leggerli. Cosa succede? Gioco tutto! Non sarai impazzita, spero! Mavelda, non farlo! Lasciatela fare, ormai non può più tirarsi indietro. Pensandoci bene, è meglio che scriviamo i vostri desideri in un'unica lettera. E poi io gliela spedisco. Dove gliela spedisce? Al Polo Nord? Oh no, non posso crederci, ho perso un'altra volta. Ho perso ancora, sono al verde. Allora sta a te, Helen. Che ne pensi di questo colore, Mavelda? No, 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 no. Questa maledetta sveglia. Oh no, Julie è qui. Dovrei andare con lei a comprare i vestiti per gli orfani, ma non posso. Ho perso tutto il denaro. Come giustificarmi? Bah! Non devo rendere conto a nessuno. Avanti! Dobbiamo uscire, signora Mavelda. Non dobbiamo fare più nessuna spesa. Perché no? Perché ho deciso così.
Ma signora Mavelda, cosa è successo? Non capisco. I bambini stanno aspettando gli abiti nuovi. Non possiamo deluderli così. Queste non sono cose che ti riguardano. Torna subito al lavoro. Un momento. I bambini stanno giocando fuori. Sì, li sento. Va da loro e falli rientrare immediatamente. I bambini non devono uscire. Rovinano il giardino. Non è vero. Lei non vuole che il sindaco li veda ancora con i vestiti vecchi. Non è così. Come osi, maledetta rompiscatole. Non ti intromettere in cose che non ti riguardano. Attenta che non ti scappi una sola parola con il sindaco, altrimenti vi sbatto fuori tutti e tre. Ora vattene, fa rientrare i marmocchi e avvertili che non ci saranno né regali né vestiti nuovi. E cosa ne farà allora di quei soldi? I soldi sono già finiti e ora vattene. Fuori di qui mi fai venire il mal di testa. Poveri orfanelli, vi devo dare questa brutta notizia. Bambini, venite qui per favore tutti. Piccoli miei. Purtroppo quello che vi dirò vi rattristerà, ma non ho altra scelta. Ricordate i vestiti che vi avevo promesso? Beh, mi dispiace, ma temo che non potrete più averli. Oh, no! Lo so, ma io non posso farci niente, credetemi. E ho anche un'altra cosa da dirvi. Non vi sarà più permesso di andare a giocare in giardino, a meno che non sia la stessa signora Mavelda a portarvici. No, perché? Io penso che non sia affatto giusto, signora Julie. La signora Buona Speranza non lo capirà. Crederà che non le vogliamo più bene. Per favore, non rendetemi la cosa ancora più difficile. So bene come vi sentite. L'unica cosa che posso dire è che non sono stata io a deciderlo. Io so chi ha deciso tutto questo. Non è stata la signora Julie. Allora chi? La signora Mavelda. Julie è un grosso problema per me. Ormai sa troppe cose. Se le sfugge anche una sola parola di bocca, il sindaco scopre tutta la verità. Sì, devo liberarmi di quella donna. Sta cambiando troppe cose in questa casa. Farò in modo che se ne vada. Ma come? Il sindaco la convocherà e lei gli racconterà tutto. Le crederà perché l'ammira. Già. Ho trovato. Trasformerò quella brava in una poco di buono. Certo, userò la stessa tattica che ho usato con un'altra ragazza che ha lavorato per me. Quella volta ha funzionato alla perfezione. Forse ora è meglio modificare un po' il piano. Chiederò a Mel di aiutarmi. Mel, ho un lavoretto da farti fare. Di che cosa si tratta? Ascolta, hai visto quella ragazza che sta lavorando per me? Bene, devo fare qualcosa per buttarla fuori di qui prima che sia troppo tardi. Le chiederò di venire da te per ritirare un pacco. Sì, lo so che non hai niente da darmi. Ma non riesci a capire che è soltanto una scusa? Chiude il becco e fa come ti dico io. Questo è il piano. Voglio che tu metta qualcosa di valore nel suo borsellino quando verrà a casa tua a prendere il pacco. Non dovrebbe essere troppo difficile per te con le dita agili che hai. Dai, non fare storie, Mel. Ora ascolta attentamente, fai un pacco. Io le dirò che deve venire a prenderlo. Ah, qualunque cosa. Non ha importanza quello che ci sarà dentro. Ma dobbiamo fare tutto come se fosse vero, senza farle insospettire. D'accordo, vai avanti col tuo piano. Aspetti una mezz'ora, poi chiami la polizia. Bene? Dopo che l'avrai accusata di furto, ci penseranno loro. Fermeranno la macchina e troveranno nella sua borsa quello che tu ci avrai messo di nascosto. E allora l'arresteranno. Ah, qui non ci metterà più piede. Il sindaco, sì. Quando verrà a sapere che la sua diletta è una ladra, gli prenderà un accidente. E tutto tornerà come prima. Però ci sarà ancora quell'albero che potrà crearmi dei problemi. I bambini continueranno a giocare là sotto, pensando alle stupidaggini che quella donna raccontava. È proprio una povera ingenua. Ora dovrò liberarmi anche di quello. Mel, puoi venire un giorno qui da me per abbattere un albero? Bene, allora ci vediamo per Natale. Così potrò riportare quei bocciosi al rispetto delle mie regole, proprio come prima. Oltretutto accenderò un bel fuoco nella mia stanza, con tutta quella legna. Ah, Mavelda, ragazza mia, a volte mi stupisco per il tuo brillante ingegno. Povera signora Buona Speranza. Devo avvertire subito a Julie. Ecco, questo è l'indirizzo. Devi chiedere del signor Mel. Non dimenticare di ringraziarlo per conto mio. Ora vai. Oh, non posso. Devo prima salutare i bambini. No, non c'è tempo per salutarli. Devi partire subito. Ecco, prendi il soprabito e le chiavi della macchina. Fila. Signora Julie, devo dirle una cosa. Non farci perdere tempo. Un'altra volta. Non puoi aspettare. Torno presto. No, glielo devo dire subito, subito. Lei non ha tempo adesso. Se vuoi, puoi dirlo a me. Sì, dillo alla signora. Lei può aiutarti. Bene, io vado. Saluta tutti gli altri da parte mia. Tornerò prima di sera. Ah, ah. Cosa
dovevi dirle con urgenza? Io l'ho dimenticato, sì. Ne sei proprio sicura? Dimmi, marmocchia. Per caso era in cima alle scale prima? Io non lo ricordo. Anche questo l'hai dimenticato, vero? Ma bravo la mia piccola Maria, ora va dagli altri. Forza, sbrigati! Questo è quello che ha detto. E vedrete che lo farà. Oh, povera mammina. Che cosa faremo ora noi due, papi? Accidenti, la signora Giulia è davvero nei guai. Ma noi non possiamo fare niente per fermare quell'odiosa strega. È questo quello che pensate di me, vero? Bene, vi insegnerò io ad origliare dietro le porte e ad ascoltare le mie telefonate. Andate a letto e senza cena. Lei non può fare del male a mia mamma, non può fare. Io del becco e fa quello che ti ho detto. Uffa, ho fame e dobbiamo andare a letto senza cena, non è giusto. Ascoltatemi bene, brutti monelli. D'ora in poi qui le cose andranno diversamente. Fino ad oggi avete fatto quello che vi è parso, ma da ora nessuno vi aiuterà più. Signora Giulia qui, signora Giulia là, era troppo facile. La signora Giulia starà via molto tempo, quindi tutto torna come prima. E voi due state bene attenti, eh? Ah già, ho sentito parlare di un'altra vostra cara amica là fuori. Coraggio, perché non me la presentate? Vorrei conoscerla anch'io. Che gliene importa? Tanto vuole abbattere la signora Buona Speranza. Ah, ho capito, ve lo ha riferito quella boccaccia. Abbatterò quell'albero per farne del fuoco. Povera signora Buona Speranza. Non restiamo qui senza fare niente, dobbiamo aiutarla. Ma che cosa possiamo fare? Dobbiamo fare qualche cosa per la vostra mamma, anche lei è in pericolo. Io non sono in pensiero per mia madre, perché lei è grande e sa badare a se stessa, ma sono preoccupato per la signora Buona Speranza. Non ho via di scampo con la signora Mavelda. Questo è vero. Diciamolo al sindaco. Lei potrebbe fare qualcosa, ma come facciamo ad avvisarlo? Il telefono è nella camera da letto della signora Mavelda. L'unica cosa è andare dal sindaco personalmente. Lily ha ragione, uno di noi deve andare senza perdere altro tempo. Sì, ma chi? Tu, papi! Io? Perché io? Perché tu e Lily siete gli unici a sapere dov'è il suo ufficio. Ti ricordi quel giorno che siete arrivati qui da noi? Ecco, tu avevi detto che venivate giù da lì dal suo ufficio. Ora mi ricordo. Allora aiutatemi ad uscire. Dobbiamo stare molto attenti che la signora Mavelda non mi veda. Mi punirebbe. Potrei uscire dalla finestra? Certo, dalla finestra. Un momento. Il polizia abbaia solo quando ha fame. E mamma dice che succede sempre alla stessa ora. Sì, mi sembra intorno alle 9. Ma se è così tardi vuol dire che il sindaco è già andato a casa e non tornerà in ufficio fino a dopo Natale. E tu, papi, non sai dove è la sua casa? No, perché io lì non ci sono mai stato. Una volta ho sentito dire che abita molto, molto lontano, in campagna. Non riusciresti mai a trovare la sua casa, Poppy. Allora dovremo rassegnarci. La signora Julie sarà licenziata e porterà via con sé Poppy e Lily. Che cosa vuoi dire? Che non potremo mai più giocare con loro? Esatto, se ne andranno da un'altra parte e noi non avremo più amici, resterà solo la signora Mavelda. Anche la signora Buona Speranza non ci sarà più, sarà trasformata in legna da ardere. Vorrei tanto poter cambiare il desiderio che ho espresso per Natale. Babbo Natale, sono Lily, ti ho scritto una letterina insieme ai miei amichetti. Spero tanto che tu mi senta, perché anch'io vorrei cambiare il mio desiderio. Non devi più portarmi una zampetta per il mio orsacchiotto. Desidero invece che salvi la signora Buona Speranza. Ma lui non può sentirti. Forse hai ragione, ma io ho voluto provare lo stesso. Babbo Natale salverà la signora Buona Speranza, sono sicura. Babbo Natale non può farci niente, nessuno ci può aiutare. I miracoli non esistono, Lily. È meglio cambiare il desiderio, non si sa mai. No, è inutile dopo quello che ha detto la direttrice. Non riusciremo a salvare la signora Buona Speranza in nessun modo. Io sono d'accordo con Lily. Mamma dice che quando desideri davvero qualcosa, il tuo desiderio può realizzarsi. Bisogna guardare verso le stelle. Lì ci sono quelli che raccolgono i desideri di Natale. Se questo è vero, allora cambio anch'io il mio desiderio. Babbo Natale, ti ricordi di quella bicicletta che ti avevo chiesto? Beh, puoi regalarla a un altro bambino. In realtà non è che io ne abbia davvero bisogno, però vorrei che tu salvassi la signora Buona Speranza. Anch'io voglio fare come voi. Forse è troppo tardi, Papà Natale sarà già partito. Che cosa vuoi dire? Che il nostro messaggio non arriverà in tempo? Sì, penso che sia troppo tardi, a meno che qualcuno non vada incontro a Babbo Natale. Ma dove siamo noi? E da dove viene lui? Secondo il tuo libro non viene da molto lontano, guardate, possiamo farcela. Dov'è la tua casa? Eccola, proprio qui al Polo Nord. Io non so dove si trova il Polo Nord.
E voi? Io no, nemmeno io, mai saputo io. Neanch'io, purtroppo. Liquirizia sa dov'è il Polo Nord. Cosa? Dici davvero? Là c'è una vecchia slitta, potremmo sistemarla e fargliela tirare. Poi basta lasciarla andare, lui ci porta al Polo Nord. Sì, è la nostra unica speranza. Oddio, sta arrivando la signora Mavelta, non devi trovarci alzati. Poppy, sbrigati, parti subito. Che cosa? Per andare dove? Ma come? Non devi andare a cercare Babbo Natale. Perché proprio io? Perché? Non c'è tempo per le domande. La Liquirizia è ancora qui, svelto, sotto il letto. Potrei giurare d'aver sentito abbaiare un cane qua dentro. Ah, se trovo quell'animale in camera, mocciosetti, ve ne pentirete amaramente. Forza, sbrigatevi, ragazzi. Va bene, sono pronto. Ho preso delle coperte per me e per Liquirizia. Su, andiamo, amico. Buona fortuna, Poppy. Sta attento. Ciao. C'è stato un brutto incidente. La strada rimarrà chiusa per molte ore. Ma io devo passare, devo andare alla... Le consiglio di girare e tornare indietro. Buon Natale, signora. Ma io... Buon Natale anche a lei. C'è lì sotto. Tu? Sì, sono io, Poppy. Non essere arrabbiato con me, io dovevo venire, non potevo lasciarti andare solo. E poi noi due dobbiamo stare sempre insieme. Sono la tua sorellina, non dimenticarlo. Vedi che cosa ho portato per il viaggio? Guarda dentro. Come hai fatto a prendere il cestino? Sono andata piano piano in cucina. Per fortuna la signora Mavelda non ti ha vista. Non poteva, era troppo occupata a guardare dalla finestra. Tu non saresti dovuta venire, Lily. Ora è sicuro che la direttrice se ne accorgerà. Quando manca più di un bambino è difficile nasconderlo. E poi il viaggio è molto pericoloso. Mi dispiace tanto, Poppy. E comunque sono sicura che ti sarò d'aiuto. Però credo che tu abbia ragione. In due ci facciamo compagnia e il viaggio sembrerà meno lungo. Ne sono sicura. Coraggio, andiamo, Liquirizia. Sai, Lily, la tua è stata davvero una magnifica idea. Guarda laggiù, Lily, guarda quel cartello. Polo Nord. Credo che siamo sulla strada giusta, Poppy. Andiamo avanti, Liquirizia. Corri, Liquirizia, corri! Cosa facciamo ora? Thank you.
scomparsa, Liguorizia, è scomparsa. Non riesco più a trovarla. Oh, Liguorizia, che cosa possiamo fare? Lili! Lili! Dove sei? Dove sei andata? Oh, finalmente, è così bello essere a casa. Mi siete mancati tanto. Dove sono Lily e Poppy? Cosa succede? State nascondendo qualcosa? Poppy e Lily non sono qui. Perché? Dove sono? Poppy e Lily sono andati a cercare Babbo Natale. Volevamo cambiare i nostri desideri, ma non sapevamo come fare. Le stelline non facevano in tempo a portare il messaggio. Io non riesco a capire. Ho sentito la signora Mavelta mentre parlava al telefono. Ha detto che vuole abbattere la signora Buona Speranza e far arrestare lei per mandarla via. Ma noi non vogliamo che lei, Lily e Poppy ve ne andiate. Credo sia meglio che parli alla signora Mavelda. La direttrice si è arrabbiata e ha urlato tanto. Tu! Tu sei l'unica responsabile di tutto questo. Se non avessi raccontato loro tante idiozie, ora non ci sarebbero problemi. Mi aiuti lei a trovarli. Sei impazzita per caso? Come osi chiedermi una cosa simile? Se il sindaco viene a scoprire tutto questo, sono nei guai. Darà la colpa a me e perderò il mio lavoro. Tu non hai fatto altro che creare guai. Sono stanca di te, dei tuoi mocciosi e di quell'albero. Lo farò abbattere immediatamente. Sei licenziata. Non voglio vedere la tua faccia un minuto di più fuori. No! Pronto? Frank? Tu avevi una motosega, ce l'hai ancora? Bene, ho un lavoro per te questa sera. Ah, lo so che è la vigilia di Natale, ma ti pagherò molto, molto bene. D'accordo. Ci vediamo più tardi, allora. Così quei bambini avranno il regalo di Natale che si meritano. Tornate a casa immediatamente o vi punirò tutti. Forza, ubbidite! Per favore, signore, non tagli la signora Buona Speranza. Mi dispiace, bambini, ma io faccio quello che mi chiedono. E va bene, mocciosi, state a guardare se volete. Coraggio, Frank, sbrigati! No, questo è troppo. Venite qui, bambini. Cosa credete di fare? Nessuno abbatterà la signora Buona Speranza senza il parere del sindaco. Allontanatevi da quell'albero o saranno guai. Frank, metti in moto la sega e buttalo giù! Ma così è pericoloso, non posso! Tu devi fare quello che ti ho ordinato. Quegli sciocchi si sposteranno. Comincia il lavoro. Sì, certo, come vuole lei, signora. Che cosa sta succedendo, signori? Oh, signor sindaco! Siamo così felici di vederla. Non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. Il sindaco. Spegni la motosega. Non riesco a sentire una parola. A me hanno ordinato di farlo. Non è stata una mia idea, signor sindaco. Di che cosa stai parlando? Volete spiegarmi perché siete tutti fuori nella neve la sera della vigilia di Natale? I bambini si possono ammalare, no? Mammina! Poppy. Mammina! Cosa è successo? Dove hai lasciato Lily? Non lo so, è scomparsa. Mio Dio, che cosa vuoi dire? Julie. Ray. Dimmi, Poppy, che è successo a Lily? Lei è caduta da un posto molto alto, papà. Io e Liquirizia siamo andati subito giù, ma non siamo riusciti a trovarla. Oh, la mia bambina. Jones, Harry, dite allo sceriffo di far partire subito la squadra di soccorso. Dobbiamo trovare la bambina. Dimmi, ragazzo. Perché tu e tua sorella vi siete allontanati dalla casa? Mi dispiace, signor sindaco, ma noi dovevamo fare qualcosa prima che la signora Mavalda facesse abbattere la signora Buona Speranza. Noi le vogliamo bene. Non fate questa confusione, parlate uno alla volta. Sarà più semplice se mi spiegherà tutto lei, signora Julie. Va bene. La signora Buona Speranza è questo grande abete ed è diventato molto importante per i bambini. Vede, signor sindaco, si sentivano tanto soli senza qualcuno che li amasse e li guidasse nei momenti più difficili. La direttrice non li ama e loro hanno scelto un altro amico. Lo hanno soprannominato signora Buona Speranza. Avevano qualcuno a cui parlare, qualcuno che era sempre pronto ad ascoltarli.
Quando i bambini hanno scoperto che la signora Mavelda voleva tagliare il loro abete, hanno deciso di reagire. La signora Buonasperanza è tutto per loro, oltre che il loro luogo di giochi e il loro compagno. Un momento, mi dica una cosa. Che cosa ne è stato fatto del denaro che io ho donato? Perché la direttrice non ha comprato i giocattoli? E guardate come sono vestiti. Hanno delle cose addosso che sembrano vecchie di anni. Qualcuno qui può darmi delle spiegazioni? Beh, signor sindaco, credo che la signora Mavelda sia l'unica persona che possa darle sufficienti spiegazioni. Certo, dove è andata? Era ancora qui un attimo fa. Signora Mavelda, ovunque lei sia, mi ascolti bene. Io voglio che venga nel mio ufficio domani mattina presto. Avrà molte cose da spiegarmi, mia cara direttrice. E sarà meglio che non manchi. Signor sindaco, le dica... E dica di non far tagliare la signora Buonasperanza. Non dovrai più preoccuparti, piccolino. Il vostro è un albero... cioè la signora Buonasperanza non la toccherà nessuno. Me la pagherete, brutti mocciosi! Fermate quella donna, fermatela! Nessuno mi impedirà di tagliarlo! Oh, no! Ma che cos'era? Ah, non lo so davvero! È stata colpita da una luce accecante. Che cos'è quello? Oh, 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 oh! Buon Natale a tutti! Felice che tu sia sana e salva. Dai, mi sei mancata tanto, mammina. Anche a lui sei mancata. Teddy, ha un braccio nuovo, finalmente. Babbo Natale se ne sta andando. È stato un piacere conoscervi. Buon Natale, felice anno nuovo a tutti. Un momento di attenzione, prego. Questo albero io lo dichiaro bene comune della città, perciò dovrà restare qui per tutti i lunghi anni che vivrà. Io, come sindaco di questa città, proclamo questo albero, o meglio la signora Buonasperanza, l'albero di Natale ufficiale della nostra città. E a lei, Julie, io propongo di prendersi cura di questo piccolo orfanotrofio. Mi auguro di cuore che voglia accettare. Lei mi fa felice, signor sindaco, ne sono onorata. Ehi, aspetta un momento. Non puoi accettare questo lavoro. No. Proprio così. È già troppo faticoso per te occuparti di 7 bambini. 7 bambini? Oh, Ray, noi abbiamo soltanto 2 bambini. Vuoi dire che... Sì, cara. D'ora in poi avranno tutti un padre e una madre e saranno felici. Oh, re, sono io la persona più contenta del mondo. La prego, si unisca a tutti noi per questo giorno di Natale. Sarà una bella festa. Bene, credo che questa città stia per celebrare il suo più bel Natale. Lily e Poppy sono tornati a casa sani e salvi. Gli altri bambini hanno trovato una mamma e un papà e possono tenersi liquirizia. A Ray e Julie è stata affidata la cura dell'orfanotrofio, ora aperto ad ogni bambino che ne abbia bisogno. Il sindaco ha fatto addobbare la città. E la signora Mavelda? Beh, la signora Mavelda se la caverà. Da quello che ho capito, è rimasta all'orfanotrofio come assistente di Julie. Beh, non preoccupatevi di lei. Ora è diventata buona. Ha imparato che quando si è buoni, si vince sempre. Buon Natale a tutti!